A parlarvi è il demiurgo del depensamento e siamo nel suo laboratorio di smielatura, appunto. Laboratorio, tra l'altro, che appunto, da come potete vedere, ci sono tutti i miei rimedi naturali a base di timolo, origano, aceto, olio essenziale di appunto timolo origano, la ricetta di Stanislao Pagliara con lo zucchero di canna e il limone, sciroppo. Ci sono anche molte altre particolarità, appunto c'è questa bellissima bilancia che abbiamo restaurato come nuova da Pagazzano, la bilancia da tavolo, e poi alcune chicche tipo questo teschio di capriolo trovato nel Parco del Taro e qui esposto in tutta la sua bellezza. Abbiamo lo smielatore, ovviamente abbiamo tutto quanto, il maturatore, il banco di isopercolatore. I melari avanzati, ne ho anche là, ma già oggi siamo al 4 maggio e ci sono già 8 melari sulle mie arnie. Ho 12 famiglie e ci sono già 8 melari che sono già completi per un quarto del loro peso di acacia. Comunque, allora, l'apicoltore, che non è il produttore di miele, non è un lavoro, ma è un'arte. È un'arte che sta sparendo, perché appunto bisogna distinguere fra chi alleva le api soltanto per produrre miele e chi invece le alleva per curarle e prendersene cura. Allora, chi alleva le api per produrre miele, quindi chi lo fa come lavoro, sicuramente non vi darà mai del miele di questo tipo, cioè del miele integrale. Allora, guardate questo favo, tutto di miele integrale di 1000 fiori dell'anno scorso, che io ho tolto da una famiglia perché ne avevano troppo, appunto, e adesso costruiscono molta cera, quindi non ha senso lasciare, ha già quattro favi così, non ha senso lasciarne più di quattro perché appunto stanno raccogliendo e conviene fargli fare cera nuova, poi vedete. È un po' scuro in alcuni punti, quindi conviene cambiarlo. Però questo miele ovviamente non è che lo butto via. Ecco, allora non serve. E o lo vendo o me lo mangio io, ma io non sono un grande mangiatore di miele. Fatto sta che chi fa l'apicoltore, chi fa, dice di fare l'apicoltore, ma in realtà fa il produttore di miele, cioè lo fa come lavoro, ovviamente vi vende il miele nei vasetti, perché voi consumatori siete abituati che il miele si mangia nei vasetti, bello e pulito. E sembra che le api lo facciano nel vasetto, no? Ma in realtà non è così, viene fatto nel favo. Allora, questo favo peserà più o meno, cioè è molto pesante, peserà 8 kg, è pesantissimo, eh? Cioè, non sto scherzando. Ed è tutto miele, vedete? Le cellette, tutto miele opercolato che trasuda di 1000 fiori dell'anno scorso. Buonissimo, che fa benissimo. Adesso, questo non lo danneggio perché voglio lasciarlo integrale. Dopo, io quello che voglio mostrare in questo video è che il miele non è un liquido, un fluido, no? Cioè il miele non andrebbe mangiato come fluido, andrebbe proprio mangiato integrale. Ecco. Allora, chi fa l'apicoltura come arte, cioè l'apicoltura intesa come arte, perché è un mestiere, ma non è solo un mestiere, è un'arte, è uno stile di vita. Ecco. Il miele vi insegna a capire che il miele va mangiato così, va mangiato integrale con la cera, col polline, con la propoli e va mangiato così. Perché il miele non ha senso, cioè non ha senso mangiarlo filtrato, raffinato. Perché il miele non è un semplice dolcificante, non è uno zucchero e basta. Mangiato insieme alla cera, alla propoli e al polline, dà proteine, dà molti sali minerali, soprattutto il millefiori, e tra l'altro la cera resta in bocca, è una specie di chewing gum, una volta, invece di mangiare le cicche che fa male, perché sono sintetiche, la cera la tenete in bocca, poi la potete sputare, ma anche se la mandate giù non fa niente, perché vi pulisce l'intestino. Ciò sta che chi fa l'apicoltore come lavoro,
Non vi farò mai vedere il miele così. Ve lo dà bello pulito nei vasetti e basta. Chi invece fa apicoltore come arte, quindi per passione e basta, e il guadagno è una cosa secondaria, probabilmente poi ci deve essere perché bisogna vivere, vi istruisce che il miele andrebbe veramente comprato e mangiato così. Infatti io, in barba alle raccomandazioni dello Stato, il miele lo vendo anche integrale. Infatti, se andate in alcuni paesi della Toscana, nel sud Italia o della Liguria, trovate vasetti col miele insieme alla cera. Quindi io vi consiglio di smettere di acquistare il miele al supermercato, perché potrebbe essere contraffatto, non si sa da dove viene. Appunto, se voi invece comprate il miele integrale con la cera e tutto, sicuramente è autentico e naturale e non può essere contraffatto, non ci possono aver messo dello zucchero. Questo è il mio insegnamento di oggi. Fatto sta che sono privilegi che poche persone, pochissime, possono avere. Io mi sento veramente onorato di essere fra questi pochissimi e di avere questo privilegio. Alla prossima, per il mio cuore del pensamento.